Ciao ragazzi, siamo qua con un altro video dedicato alla compravendita in cui cercherò di spiegarvi nel dettaglio il metodo di compravendita di trading utilizzato questo weekend, che ha funzionato veramente veramente bene, addirittura molto più, cioè molto sopra le mie aspettative. Mi spiego meglio. Allora, sappiamo che il team of the season della Serie A era quello di questa settimana. Quindi tutti coloro che volevano acquistare un giocatore del team of the season l'avrebbero fatto probabilmente quest'oggi, giovedì, perché con il rilascio dei premi della Weekend League di Division Rivals, magari spacchettando o prendendo i crediti, c'è la possibilità di migliorare la propria squadra, o comunque sia, trovando giocatori del TOS della Serie A nei picks, nei pacchetti, eccetera, si cercava di ibridare la propria squadra e migliorarla in modo tale da poter utilizzare questi TOS nella Weekend League. Cosa è successo? Semplice, vi ho consigliato di fare investimenti su quei giocatori che andavano a fare un link verde in squadra con i TOS della Serie A. Supponiamo ad esempio Pellegrini, Dzeko, così come De Rossi, fanno link diretto verde con El Shaarawy perché sono dello stesso campionato e della stessa squadra. Se noi andassimo a controllare l'andamento di prezzo di queste carte, ha avuto tutte queste carte hanno avuto un rialzo pazzesco. De Rossi è arrivato al cap. Cosa vuol dire? Stamattina si vendeva 65.000 crediti, che era il massimo, tant'è che ve l'ho mostrato su Instagram, e guardate un po' che rialzo di prezzo ha avuto, da 50 a 65.000. Lo stesso Dzeko è salito di prezzo, nonostante sia una carta che effettivamente non è utilizzata in Weekend League perché è una carta non forte. Stamattina costava 68-69.000 crediti, guardate un po', ne costava 60-62.000 a inizio settimana. Ma potrei continuare. Andiamo a vedere per esempio giocatori come Hamsik, come Chiellini o altre carte che vi ho mostrato questa mattina. Gulam perché? Semplicemente perché uno dei terzini, tolto Alexandro, più forte a sinistra e fa link diretto con Koulibaly, vedete al price range massimo sia su PS4 che su Xbox One che su PC e si comprava facilmente a 45.000 crediti. Anzi, cioè, sono state alcune carte che ho acquistato sotto i 45.000 crediti e si vendevano facile al prezzo al cap, al prezzo massimo. Ma potrei continuare, vi ho mostrato ad esempio i Cancelo perché fa link diretto con Cristiano Ronaldo, fa link diretto con Chiellini che è uscito nel TOTS. La carta terzino ha raggiunto il cap. Guardate un po', prezzo massimo di vendita PS4, Xbox One. E si comprava a 80-90 mila crediti fino a 2-3 giorni fa. Ma la stessa cosa per l'86. L'86 ha un prezzo massimo di 75 su Xbox, 110 su PS4. Guardate un po' il rialzo di prezzi. E così è stato per tutto il giorno. Vedete, prezzi massimi. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che ci focalizzeremo in buona parte a fare questa tipologia di investimenti anche per il Team of the Season del campionato francese. Campionato francese che verrà rilasciato a partire da domani e questa tipologia di investimenti li faremo tra lunedì e martedì, perché lunedì tutte le persone vendono le carte utilizzate in Weekend League che non vogliono tenere in club per paura che si ribassino di prezzo. Quello sarà il momento migliore per acquistare le carte che faranno link verde con i TOTS più interessanti e di prezzo medio. Quindi escludendo chiaramente Neymar e Mbappé del campionato francese, e noi andremo a fare investimenti. Contestualmente vi avevo parlato anche degli investimenti sul Team of the Week. Avevo accennato ad esempio a Orban 86 e Barella 80, 84. Vi avevo consigliato prezzi di 22-23k per Barella, 30-32k per Orban. Attualmente i loro prezzi sono di, vediamo un po', 35k su PS4, 34 per Orban e Barella ha un prezzo di, vediamo un po', 27.000 crediti sia su PS4 sia su Xbox One. Chiaramente c'è già un profitto, ma non ci interessa, cioè il nostro interesse sarà vendere durante la settimana quando escono le sfide, tante sfide insieme che richiedono IF. E questo accadrà probabilmente tra domenica e martedì. Come possiamo vedere, la stessa cosa è successa, cioè il rialzo è successo per giocatori di cui vi avevo parlato del Team of the Week precedente, vale a dire in primis Renato Augusto e Carles Gil. Carles Gil che ieri si pagava 17.000 crediti, 16.000 crediti, oggi ne costa 23. Renato Augusto che si pagava 27-28.000 crediti, se non erro, intorno ai 30, oggi ne costa 35-36.
e tenderà a rialzarsi ancora. Per quanto riguarda invece i TOTS di cui vi ho parlato in mattinata, vi avevo accennato circa che si sarebbero abbassati di 10-15% del prezzo, e così è stato, perché Donnarumma si comprava sotto i 140.000 su PS4 perlomeno, Fabian Ruiz si comprava sotto i 160.000 e si sono già rialzati perché Fabian Ruiz adesso ha un costo che si aggira intorno ai 180.000 se non erro, eccolo qua. Donnarumma ha un prezzo, adesso qua mi mostra probabilmente un prezzo, ok, 142-149 mila, quindi anche lui si è rialzato, e venderemo i TOTS entro domani. Però spero abbiate capito, compreso bene come funzionano gli investimenti che faremo sul Team of the Season, o meglio sui giocatori che linkeranno il Team of the Season del campionato francese. Se non fosse stato chiaro, commentate qua sotto e cercherò di fornirvi informazioni aggiuntive. Per il resto vi auguro una buona Weekend League. Spero abbiate trovato CR7 nei picks, a me è andata male, chiaramente come al solito, però poco importa perché la mia squadra è fatta. Con questo chiudo, ci sentiamo su Instagram, vi ricordo profilo FootTrading18Italia per seguire i miei consigli giornalieri di compravendita. Con questa chiudo, vi ringrazio e ci sentiamo prossima settimana perché domani sarò fuori per lavoro. Ciao ragazzi, buona serata e buona Weekend League.